sai nel mio baciare il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscevo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance. Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba. Il 2 aprile, la primavera è esplosa. Con un po' di vento sulla costa vanno subito gli auguri a Mike, ispiratore del mio logo, che ringrazio e saluto, che oggi compie ben 19 anni, tanti auguri a lui. Rasatura, non si passa per il prebarba oggi, dobbiamo andare avanti perché non avete tempo di ascoltare le mie puntate in giornate dove la primavera, che ormai corre verso la Pasqua, gli richiederà ben altri appuntamenti e quindi nel bagnare. Oggi annunceremo una rasatura molto italica, voltare con l'elenco dei highlights della settimana e quindi pennello in puro tasso 100% mega che andiamo a strizzare da Favarger 1826 metro cioccolati e ginevrini, andiamo a scolare in questa cascata di acqua non sciupata, mi raccomando ce n'è poca, sempre bello il pennello inumidito che è ricco ma non si vede, che trattiene bene, non schizza mentre applicati con le dita nel ciuffo, come indica il nostro amico Carlo Peluso da Napoli. E mentre sulle ondulate frequenze di Radio Latina, tengo a precisare, non è una Radio Latina dove si balla latinoamericano, queste fregnacce delle baciate, questi passi doble, no, questa è la radio dell'Agro Pontino, il sud del Lazio, la costa che tanto è piaciuta a Antonio Pennacchi nel suo canale Mussolini, Schizzechea, che sarebbe questa meravigliosa proraso in tubo blu di Ludovico Martelli. Oh, mi è cascato il tappo. Mai più opportuni gli scarichi dei jet, delle frecce tricolori, perché vediamo nelle fregnacce di chi se ne frega, abbiamo Giorgia Meloni che bacia e saluta i bambini con le bandierine sull'F-35 sul caccia e fa Giorgia. Ecco, io non faccio così, ma intanto mi preparo la rasatura. Non faccio così perché poverina, nonostante i voti lusinghieri che Andrea Scanzi le ha attribuito al termine di accordi e disaccordi venerdì in merito alla sua capacità di comunque di resistere nonostante gli errori gravi, gli scivoloni che sono accorsi principalmente a Cutro, dove non si è fatta vedere nella conferenza stampa davanti alle bare dei migranti morti, e sulla vicenda di via Rasella, dove ha avuto il coraggio di non specificare che erano morti, uccise perché erano italiani, in realtà erano ebrei, erano persone come perseguitate dal nazismo, e quindi ci collochiamo dentro un pastone che rischia di portarci dentro una bagarre politica straordinaria, mentre ci saluta Papa Francesco nel suo piumone Balenciaga, costruito con ChatGPT AI, intelligenza artificiale, bloccata l'altra sera, venerdì, nottetempo, dall'authority, perché è considerata lesiva dei nostri diritti, troppo pericolosa. Sapete che voi potete chiedere a questo algoritmo di risolvervi qualunque tipo di problema, di scrivere un tema, di risolvere un'equazione, di insegnarvi anche delle cose interessanti, in realtà profila i nostri dati e soprattutto pare che si potesse leggere nel menu a sinistra quello che avevano scritto altri utenti, quindi ledendo la privacy. In realtà Elon Musk, grande ispiratore della tecnologia globale, è stato per primo un po' di giorni prima a accendere il semaforo rosso. Io andrei a mettere un po' d'acqua perché vedo che la nostra Ludovico Martelli non tarda, perché sono io che forse oggi corro un po' troppo, ma insomma non esprime fin da subito, nonostante la morbidezza del tasso, la sua schiumosità. Quindi anche Elon Musk ha detto bisogna fare attenzione, già ne arriva la versione chat GPT-5 che sarà ancora più potente di questa. Insomma, voi sapete che è stato un italiano che con un algoritmo, scrivendo soltanto e chiedendo a chat GPT, ha disegnato questo piumino fake insieme alle manette di Donald Trump, tra l'altro indagato per aver corrotto una pornostar, insomma tutta una serie di argomenti che infestano i palinsesti e vanno a condizionare anche la nostra serenità. Negli highlights, andando avanti, queste Twisting My Sobriety, Tanita Tikaram, impossibile non ricordarla, molto bello, immaginate sulla fettuccia di Terracina, questa lunga strada dritta come un righello che attraversa l'Agro Pontino verso Sabaudia, oggi sarà teatro di rosticciate, insomma di grigliate,
di cofane, di macaroni, di amatriciane e di code alla vaccinara, almeno finché il caldo non si impadronirà della costa e consentirà, anzi inviterà piatti un pochino più estivi, ma non mi pare che a Roma si facciano tanti problemi, come in tutta l'Italia della tavola, dove le tovaglie a quadretti la domenica e le campane che stanno suonando all'ora delle 11 e 18 minuti si stanno portando direttamente a piedi uniti velocissimi verso un ottimo prodotto. Io non sto a dilungarmi, questo è aloe vitamina E, beh insomma pro raso ve lo leggo al contrario, un po' un schiumato, ma ragazzi è una roba veramente di qualità, cioè, voglio insegnare queste cose qui anche a Londra. Londra, dove si è tenuto in questo teatro il musical su Berlusconi sul Bunga Bunga, e Pier Francesco e Zorro, detto Diego Bianchi di Propaganda, sono andati, se volete rivederlo in streaming, in attesa fuori dal teatro a vedere chi è, che si era preso un mal di pancia di pagare un biglietto per vedere una rappresentazione che raccontava forse il peggiore lato di Berlusconi. Peraltro passato in un ospedale come il Papa, a cui diamo il benvenuto e il bentornato a Santa Marta, dopo aver curato un'infezione polmonare, ma soprattutto dopo aver salutato i bambini del reparto oncologico del Policlinico Gemelli di Roma, dove si era recato con alcuni problemi respiratori non proprio rassicuranti, ma ne è uscito dopo due giorni più rinfrancato di prima. E il genio Macox, in questa meravigliosa copertina a panino del Foglio, che chiude l'inserto moda, se lo volete lo trovate ancora in edicola questa mattina, dice: piace, dice il Papa, l'ho fatto con l'imbottitura della vecchia Papa Mobile. Quindi è meraviglioso questa immagine del pontefice che sorride, finge anche nella chiusura di Propaganda di essere malato, in realtà sta benissimo e balla di notte nella corsia dell'ospedale. Questo è un gilet antico, anni 40, questo è sicuramente made in England, non so se riuscite ad apprezzare attraverso la luce che proviene dalla finestra alla mia sinistra, il colore è una texture veramente da barberia, che può essere galiziana, inglese, della Normandia, può essere di Rennes, potrebbe essere dell'Agro Pontino, potrebbe essere di Pomezia, potrebbe essere dove volete, sempre un tre pezzi che andiamo ad arredare oggi con una classica Astra Blu, eccola qua, Astra Blu, più classico di così, più italico di così, e oggi la prova della cola torna sulle bustine, andiamo ad abbassare Radio Latina e sentiamo tra l'amico Matteo Preda e tutto il gruppone del Montefeltro, Alex Nurse, Alessio Herrera, Luglio del 13, Mirko Falà, Odius Odditi, Fabrizio, Davide, tutti gli amici che mi ascoltano e che mi ospitano sui loro canali. Clac! No! Uno scatto de cola modesto ma presente, quindi insomma io non sapevo che le Astra Blu fossero prodotte, fosse del gruppo Procter & Gamble. Io ve lo faccio vedere, voi lo sapevate? Probabilmente sono solo rimasto più io, qua vedete un logo P&G. In ogni caso non ci soffermiamo sul loghi del marketing della Cosmesi e andiamo, mentre salutiamo Donato Ciniello che oggi nella sua bottega inaugurava la nuova linea all'Assenzio, Absinth, una linea di rasatura, avevo un alambicco, si stanno divertendo come dei matti stamattina in un video, questa è l'esposizione della nostra Astra Blu, come vedete eccellente, andiamo a tagliare le basette col dito per evitare di rovinarle, tengo molto nonostante i miei capelli che vengono curati con uno shampoo antigiallo che rischia di farmi venire i capelli viola, ecco, se comincia a diventare come la fata turchina ditemelo, se in video vanno a virare dei colori con la mia GoPro, e intanto l'attacco. Bene, una barba lunga, senza dubbio che prevede piccoli passaggi curati per andare a radere il sottogola, bel taglio, bei rasoi leggeri, giriamo il lato, lo sciacquiamo e lo disarmiamo dalla schiuma pannosa, morbida e molto lenitiva di ProRaso. Non facile il mento. Fa fatica a radere il mento questa nostra Astra Blu. Ci dobbiamo lavorare un po'. Bene, è la parte più impegnativa,
così come Zona Baffi, che era più delicata. Come ben sa Alex, che saluto. Molti gli amici. Saluto Stefano Unimo Ghitali, sempre impegnatissimo nelle sue recensioni di accessori boschivi. Bellissimi i suoi video, andate anche a vederli nel passato. È veramente un passo nella storia, indietro, insomma, tuffi carpiati nella storia degli Unimog, meravigliosi mezzi off-road per casi estremi. Bene, a mali estremi, estremi rimedi, andiamo avanti, bagniamo per il secondo passaggio una leggera applicazione di acqua, non ancora fredda, riprendiamo il compattissimo ciuffo del nostro Omega 100 in puro tasso, che effettivamente... Abbassiamo un po' queste pubblicità, abbiamo Radio Latina 7080, notizie locali, Pop Italia. Purtroppo alcune radio non tematiche, io ascolto molto anche Caffè Roma Lounge, che ha 4 pubblicità ogni 4 ore, e poi ti lasciano tranquillo, qui purtroppo le radio commerciali sono ancora vittime, perché vivono di quello, di inserzioni pubblicitarie, che però sono anche divertenti, perché così capite esattamente dove potete trovare un accessorio, non so, Formia, Gaeta, vi interessa una ferramenta, vi interessa un sarto, vi interessa un materassaio, non lo so, sulla costa tra Roma e Napoli, ecco, e potete, ascoltando la radio, prendere nota del telefono fisso, ecco, e magari telefonare domani pomeriggio. Saranno aperti lunedì mattina i negozi, qua sono chiusi come in tutta l'Italia, lunedì mattina non si lavora. Parrucchieri non lavorano neanche al pomeriggio, ma salutiamoli tutti. Grande saluto ai parrucchieri, grande saluto alle sale di barberia. Molto bene al secondo passaggio, mentre attendiamo che faccia presa, perlomeno acquisisco io il tempo per fare una parentesi che ho dimenticato qua, e abbiamo gli highlights, che abbiamo Wake Up Everybody, e abbiamo Codice degli appalti, avete sentito, Busia, il capo dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, si è lamentato che il 98% degli appalti pubblici verranno assegnati con assegnazione privata, gara diretta, cioè il cugino, il pronipote, all'amico, all'ingegnere, quello dopo cui vuoi un voto in cambio, la marchetta, quindi liberando dalle gare di appalto tutto il prezzo lo deciderà non lo Stato italiano che indice le gare, ma chi realizzerà il lavoro. Quindi voi capite a cosa si presterà questa follia totale. Rampelli, dirigente di Forza Italia, un po' messo da parte da Giorgia, ma sempre importante, ha promesso 100.000 euro di multa a chi nella pubblica amministrazione si permetterà di non usare termini italiani, però ha detto che croissant si può usare. Mi dia un croissant, al bar puoi ordinare in francese, il resto ti fica 100.000 euro se fai, non so, l'impiegato dello Stato del catasto, se fai il netturbino, se fai l'autista di Pullman, che poi sono tutte municipalizzate. Ma in ogni caso, attenzione a come parlate, evitate di usare focus, tailor made, tutti questi belli argomenti che non piacciono tanto al glabro dirigente di Fratelli d'Italia. Chiuso il chat GPT, quella del piumino, ne abbiamo già parlato, pericolosa anche per la profilazione dei nostri dati personali, mentre abbiamo Heinrich Schlein, che oggi abbiamo qua, che sta sempre raccogliendo dal suo telefonino, seduta sul water prima di pranzo, e si è ammorbidita, ecco, lotta ai cacicchi, vuole bonificare il partito, lo vuole, ha commissariato il partito in Campania, andate a aprire il Corriere della Sera, non è un bel momento, anche perché insomma ci sono chiaramente degli equilibri di potere in Campania particolarmente interessanti e legati a un certo tipo di contesti, e quindi si rischia, lei rischia, pare, che insomma se dovesse prendere posizioni troppo compiacenti perderebbe tutto l'appeal, tant'è che si sta avvicinando anche un po' ai 5 Stelle, questo l'ha detto anche Cottarelli, e sul nucleare dice non prendo posizione, aspetto un attimo, insomma non sa che fa, sta traccheggiando, sta traccheggiando questo telefonino, però molte si scarica anche a batteria, quindi rimettiamo a posto Heinrich Schlein, che salutiamo. 170.000 riservisti russi pronti a partire per il fronte ucraino, per la controffensiva di primavera, brutte notizie. Sono in avvicinamento alcune armi tattico-nucleari sul confine con la Bielorussia. Lukashenko, per chiamarlo col suo nome in russo, perché sapete che in Bielorussia parlano sia russo che bielorusso, si chiama Lukashenko nei suoi abiti facit anni 70. Ha detto che vuole proporsi un po' come peacekeeper tra Russia e Ucraina, non ci credo, nessuno si vuole sedere al tavolo, perché finché non ti siedi al tavolo ben difficilmente si potranno aprire dei negoziati di pace.
Fitto, unico ministro lucido, ministro per le politiche europee, ha detto che entro il 2026, data di scadenza del PNR, col piffero che riusciremo a raggiungere gli obiettivi, è matematicamente impossibile. Qua ci sono non solo rischio la terza rata da 19 miliardi prevista il 30 di giugno, ma ci sono altri 80 miliardi, si rischia di perdere 100 miliardi. Quindi il vituperato Conte, poverino che questi soldi li aveva presi, poi bisogna anche un po' capire Draghi, successivamente, se è stata poi tutto merito suo, sicuro si è preso i meriti, ma insomma andate ad approfondire. Macron e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, andranno in Cina a trovare Xi Jinping dopo averne parlato male, perché la Cina, come avete saputo, si è messa un po' in mezzo per cercare di promuovere anche lui una pace che gli serve commercialmente, ma comunque il contropelo si sente, perché la barba ce n'è ancora. Di barba ce n'è ancora. Quindi Macron non perde mai occasione di prendere aerei, volare, andare in giro per il mondo e farsi riprendere dalle agenzie di stampa per passare per figo, mentre gli hanno messo a ferro e fuoco il paese, come abbiamo sentito la scorsa settimana per la riforma delle pensioni. Se andate a vedere sui video le testate locali, non solo a Parigi ma anche a Bordeaux, ci sono state delle manifestazioni molto dure, e lui va con Ursula a trovare Xi Jinping. Qua, andando, buttandoci di qua, dobbiamo purtroppo ricordare, morta ieri a 55 anni, Ada D'Adamo. Chi è Ada D'Adamo? Una scrittrice che ha scritto il libro Come Daria. Daria è la storia di sua figlia Daria, nata purtroppo fortemente vittima di un handicap, e pare che 10 anni fa, insomma, un radiologo, insomma, non si era accorto di questa malformazione, insomma, dopo aver vissuto con una figlia in quelle condizioni, che poi ha scoperto la malattia della madre, la mamma stessa, Ada D'Adamo, ha perso la vita, la ricordiamo, è una cosa molto triste, però il libro sarà comunque in concorso allo Strega, questa è la bella notizia, rimane nel mondo il ricordo di una scrittrice che ci ha lasciato, i libri ci renderanno migliori. Elena Stancanelli, bravissima autrice di Il Tuffatore, un libro splendido sulla vita di Raul Gardini, uscito alcuni mesi fa, l'aveva intervistata ed è stata lei che ha portato, rappresentandola in una manifestazione postuma, l'autrice, il libro della nostra Ada D'Adamo. Per gli obituer possiamo andare avanti, chi se ne frega, abbiamo anche il rifugio antiatomico, abbiamo il rifugio antiatomico di Marta Fascina, con l'accento sulla I, questo è molto importante. Il paese delle tre I, ricorderei che Berlusconi, internet, inglese, impresa, erano queste. Marta Fascina, giovane campana, nata a Portici, in provincia di Napoli. La vediamo protagonista in un bellissimo articolo che, dopo il secondo passaggio, vado a prendere per mescolare un po' i nostri supporti cartacei, e quindi la vediamo, in questo è il foglio ieri barra di oggi, Marta la fata bianca. Io vi consiglio questo pezzo meraviglioso di Carmelo Caruso, e c'era soprattutto, vale tutta la descrizione di Berlusconi, che la descrive in una maniera veramente commovente. Ecco, io sto cercando di trovarlo perché non l'ho sottolineato. I suoi capelli sono biondi ma sfumano nel bianco come quello delle fate. Marta ha la testa, ha detto a Villa Grande poco tempo fa davanti ai dirigenti del centrodestra. Tutti l'hanno guardato un po' sbaccalito. Un cerchietto li raccoglie, parla dei suoi capelli, è la sua corona. Indossa le gonne a sbuffo come nelle fiabe dei fratelli Grimm, ma sono griffate dalla stilista Alessandra Rich, la stessa di Kate Middleton, la principessa d'Inghilterra, la moglie del re de William. Marta ha baciato Silvio e da allora è Marta Neve e vive chiusa nel suo castello con la golf cart Silvio guida piano. Pezzo gustosissimo sulla compagna di Berlusconi, che pare che avesse fatto per anni le file all'ufficio postale a Porte, ce la vedevano con i francobolli, incollava le buste da mandare a Silvio, che a un certo punto ha chiamato il coordinatore della campagna già nel 2018, perché è stata eletta al secondo mandato, e ha chiamato Mimmo De Siano, coordinatore regionale per l'appunto in campagna, dicendogli:
di tutelare, candidare in posizione alta, anzi altissima, ovvero elezione certa, la dottoressa Marta Antonia Fascina, e venne inserita in ben due collegi plurinominali a Napoli Nord al terzo posto di Tromara Carfagna e a Napoli Sud al secondo posto, e al primo c'era Paolo Russo. Onorevole, prima ancora di essere eletta, Edessiano risponde al telefono al cavaliere: presidente, obbedisco, ma posso chiederle chi è? Questa è la situazione di questi signori, nessuno che vengono portati in Parlamento, ma lei è diventata qualcuno, è un caso, andiamo a fare un caso politico, e come la Pascale, che ha preso anche gli applausi e i voti positivi. Nella pagella notturna di Andrea Scanzi, bene, bagnami, terzo passaggio, ormai residuale ma importantissimo per la vostra credibilità e per il vostro anche umore, perché spennellarsi col tasso vi rende migliori, voi non ci crederete, ma chi incontrerete, chi saluterete oggi quando uscirete di casa per fare due passi nelle vostre contrade, nel vostro contado, nelle vostre città, vi ringrazierà, perché vi ricorderete qualcuno, qualcosa, qualcosa del passato, perché siete rasati la domenica mattina, quando di solito la domenica mattina è un momento un po', passatemi, del relax, anche un po' della sciatteria, ecco, perché... E così, noi sapete, ragioniamo un po' al contrario, noi rasatori tradizionali, poco autonomici, e andiamo avanti con... senza occupare troppo tempo, e andiamo a vedere, portandoci di qua, gli appuntamenti elettorali internazionali. Abbiamo le elezioni in Finlandia, Sanna Marin, l'avvenente 35enne, presidente della Finlandia uscente, quella ripresa nella famosa festa con gli amici, un pochino brilla, divertentissima e divertitissima. Se la deve vedere con Riikka Purra, che sembra il nome di un gatto, sembra il nome di un divano dell'Ikea, in realtà è la sua sfidante per un partito di una destra finlandese moderata, perché c'è anche una destra più estrema rappresentata da un terzo uomo inguardabile che sicuramente non ha chance, però Sanna Marin rischia per le sue spese un po' pazzarelle, un po' comunque, per, in ogni caso andrebbe premiata, io voto per lei, viva Sanna Marin, perché durante il Covid si è trovata lei, come il nostro Antonio Conte, a gestire la pandemia. Mentre tornando così alle cose di casa nostra, abbiamo elezioni in Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale, dove Massimiliano Fedriga per il centrodestra se la deve vedere con Maran, che nessuno sa chi sia, ma è del candidato del terzo polo di Carlo Calenda, e Moretuzzo, che rappresenta il centro-sinistra con i 5 Stelle. So che Giorgia Meloni doveva andare a partecipare alla chiusura della campagna, non è andata, non mi ricordo per quale ragione, l'agenda cancellata. Seguite anche l'agenda di Giorgia, in televisione, sui social racconta quello che fa, perché scrive tutto sulle Moleskine con la Biro, no? E poi le pubblica, dice quello che pensa, e va effettivamente così riconosciuta la sua buona volontà, il suo impegno, perché è molto precisa nel suo lavoro. E a bomba, dobbiamo anche ricordare nell'asterisco che è entrata nella NATO l'altro ieri, la Finlandia, 31esimo membro della North Atlantic Treaty Organization, l'organizzazione difensiva guidata dagli americani e da essi voluta. E mentre andiamo a fare il terzo passaggio, cercherò, andando a guardare nello specchio indietro per recuperare tempo, l'uscita infelice di Ignazio La Russa, che non è stato per questo invitato alla festa dell'AMPI il 25 aprile prossimo, festa della liberazione, perché ha detto che i partigiani in via Rasella non avevano ucciso dei nazisti ma una banda di pensionati che suonavano la fisarmonica. Ha dovuto smentire. Il PD ha chiesto le sue dimissioni da presidente del Senato. Voi sapete che Ignazio La Russa presiede la seconda carica dello Stato dopo la prima, che è quella che copre il presidente Mattarella, il quale Sergio dal Quirinale sta tenendo sott'occhio un po' il governo, lo sta un po' bacchettando. La vicenda del PNR non è piaciuta al Quirinale, perché sono un sacco d'esordi, giustamente, cari amici, prendetevi le vostre responsabilità. Quindi si allarga la NATO, Ignazio si pente su via Rasella, e Silvio e Marta, nell'articolo lo trovate, oltre che frequentare il ristorante Gloria, forse da Milano, vanno spesso a Brusaporto, da Vittorio, famoso ristorante, dove l'amico Stefano di Unimog Italy ha raccontato in una sua bella recensione i famosi spaghetti al pomodoro e basilico mantecati al tavolo direttamente dallo stellatissimo Vittorio, grande ristorante della Bergamasca, ristorante per ricchi, ristorante stellato. Andate a vedere le sue recensioni, se avete bisogno vi linko io la recensione dell'amico Stefano
dell'amico Stefano di Unimog Italy, e qua abbiamo concluso, insomma la lavagna è stata praticamente esaurita. Allora, visto che gli esauriti qua siamo noi, andiamo in diagonale e ci portiamo verso il finale, non prima, sulle note di Big in Japan e di Alphaville, anni nostri, i migliori anni della nostra vita, come cantava il grande Renato Zero. In realtà io direi bene, mi sento sbarbato bene, anzi vado a sciacquare, la rasatura è pressoché terminata, acqua fresca, ancora fresca, già fresca, anzi ancora, sì, vabbè, sul caldo. Abbondante sciacquata, l'aloe e vitamina E rimarranno per un po' aggrappate al nostro viso per garantire anche dopo una protezione e restituirvi veramente un post rasatura rilassato, come giusto che sia, come giusto che debba essere. Qua mi sono riempito di schiuma, andiamo con la sudamano color tortora a tamponare in attesa di pensare a un after che io già ho in mente, perché gli ambienti di pianura lungo il mare, che sono quelli del Lazio verso la Campania, dell'Agro Pontino per l'appunto, da dove trasmette Radio Latina, hanno bisogno di un prodotto che non è italiano ma sembra italiano, un prodotto è un blu, ve lo dico già, ma lo saprete a breve, mentre andrò esaurendo le notizie del foglio che sono le più interessanti, vi lascio due compitini, uno se volete leggerlo perché è fantastico, un pezzo sui 70 anni del film I Vitelloni di Federico Fellini, uscito nel 53, dove in questa scena meravigliosa sono immagini che spiegano che rappresenta la malinconia dell'Adriatico, in realtà tutte le scene erano girate sul Tirreno, tra Ostia, sul mare Viterbo, nel Lazio, quindi Fellini riminese per modo di dire. Molto interessante Andrea Minuz, che ci spiega come sono cambiati in questi 70 anni questa atmosfera da Ennio Flaiano, che raccontano più Pescara, l'Adriatico, gli sfaccendati che oggi hanno molte eredi, come vivono oggi i nostri neo vitelloni. Qua viene chiamato anche in causa, o perlomeno citato, Fabrizio Corona, Gianluca Bacchi, i falsi percettori di reddito, ma è veramente una poesia questo articolo, io ve lo consiglio, non mi dilungo perché per gli appassionati del cinema e della nostra storia, mentre vi lascio da leggere, perché neanch'io l'ho letto, ma è la prima cosa che farò oggi pomeriggio, I Nuovi Yuppies. Questo è il pezzo di Basneri, voi sapete, mio prediletto, firma del foglio, e qua fa vedere in un locale arredato con dei candelabri a gocce di cristallo Daniele Lacerenza con un ospite nel suo locale, foto dal profilo Facebook di La Gintoneria di Davide Bistro. Chi sono i Nuovi Yuppies? Andate a leggerlo, se poi volete anche dopo Palazzo Boncompagni, questo è a Bologna, I Segreti di Papa Gregorio. Ma è questo l'articolo della settimana, insieme a tanti aspetti di cronaca e a delle avvenenti modelle di Valentino Gararani, se vi interessa. Mentre prima di andare a passare il nostro aftershave, ho due pubblicazioni. Una che parte all'indietro, no? Allora, questo è l'ultimo libro di Miguel Gottor, storico, ex deputato PD, che ha scritto molto anche sul caso Moro, Generazione 70, uscito per la collezione Inaudi Storica, quindi se lo volete mettere in libreria fate anche la vostra porca figura durante le vostre Teams, chat, Zoom, parlando di cucina, parlando di vacanze, ma ecco, questa è una scena ripresa da quel tempo, e se non ricordo male, questo me l'ha regalato mia sorella Silvia, un libro dedicato a Giorgiana Masi, uccisa dalla polizia nel 77 a Roma. Però io vado a bomba, perché sono già passati 28 minuti, e quindi devo lasciarvi molto breve. E è bellissimo il pezzo che riprende quando durante i primi tempi dei fricchettoni, in una casina di Ovada nel Monferrato, viene descritta questa scena dei figli dei fiori, ispirati a modelli anarchico-libertari. Aderirono molti giovani a uno stile di vita pauperistico, acquistando vestiti in negozi di seconda mano e praticando il baratto con i contadini del luogo e l'autogestione. Nel ricordo di uno di loro a Ovada, le giornate passavano nella meraviglia, era estate e lì vicino scorreva un fiume che creava delle pozze tra dei macini. Poi c'è uno che sta tagliando le siepi, scusate, chiudo perché mi sta infastidendo e va a rovinare questa mia poesia, scusate.
purtroppo dobbiamo isolarci da questi giardinieri della domenica, e mi hanno interrotto. Bene, era estate, lì vicino scorreva un fiume che creava delle pozze tra dei macini, inutile dire che eravamo sempre nudi. Cucinavamo mele cotte sul fuoco della stufa e la notte ci addormentavamo fra nenie e bonghi alla luce delle candele. Quindi immaginate questo scenario meraviglioso, ovada dei Freaketons degli anni 70. E molto interessante anche questo punto in cui parla non soltanto di Guccini, di Dio è morto, ma parla della saldatura di operai e studenti durante le contestazioni. Molto bello questo libro, e parla della storia del decennio più lungo del secolo breve 66-82. Il decennio breve non è questo, questo è il secolo breve, che sono 14 anni. Il decennio più lungo è da 66 al 76. In questi anni qui. Molto bello, ve lo consiglio davvero, una lettura per gli appassionati di storia patria. E per chiudere, prima di passare l'after, anzi prima passo l'after e poi chiudo, perché ci tenevo, avendo recuperato una rivista degli anni 80, Acqua Velva Is Blu, questo è un blu, un'onda, sentite, guardate come sembra il legno del riva, il motoscafo che arriva al Lido di Venezia, con gli attori invece siamo del cesso di casa mia, e andiamo a schiaffeggiarlo con un prodotto blu, un'onda blu, meravigliosa, Acqua Velva America, 100 anni, prodotto non da poco, in America lo vendono credo a 4 dollari, qua lo vendono a 18 euro, quindi vuol dire che abbiamo una situazione un po' anomala, ma comunque vale la pena che voi sentirete usciti da questo bar o da questa pasticceria dove avete comprato dei dolci tipici della costa laziale, andrete a casa e la vostra moglie, i vostri figli vi accoglieranno le braccia aperte davanti a uno sformato di rigatoni passato al forno e una bella bottiglia di Cesanese del Piglio, che consiglio vivamente come vino un po' delle parti interne, verso Fiuggi, verso i monti interni del Lazio, del Frusinate, e mentre sciacquiamo la mano santa, quella che se non la risciacquate quando mangiate, prendete il pane a tavola, profumate dopo barba, che questa invece è una cosa di, che non si dovrebbe fare nel rispetto di chi magari non ama tanti profumi a tavola, e andiamo a prendere la rivista, questo qua è Angese, un fantastico disegnatore, Craxi e Martelli, dove dice vogliamo altri due ministeri chiave, Martelli dice tre ministeri Grimaldello. Molto belle le descrizioni, questo è un album in bianco e nero, io ve lo consiglio, Craxi e Martelli alla ricerca della mafia, è stupendo, è un album meraviglioso da non perdere, la descrizione bellissima di Martelli, che è quest'uomo col sigaro, nato a Gessate il 24 settembre del 43, il 12 agosto del 45 pronuncia le sue prime parole, capo, capo, per 16 anni vive all'ombra di Craxi. Nel 1978, Craxi che è questo è chiaramente il disegnatore, nel 78 esce per due o tre minuti dall'ombra di Craxi e si abbronza immediatamente. Bello, abbronzato ai tante, se lo contendono tutti i migliori salotti romani e milanesi, con 34.565 Martini Dry, 76.891 tartine al salmone e 18.905 voti di preferenza, viene eletto deputato. Nell'81 Martelli diventa vice segretario del PSI, Partito Socialista Italiano, e finalmente gridò «Vinceremo!». Fantastico, questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona domenica. Grazie della vostra compagnia da Andrea e da Domenica. Che barba! Ciao!